Buongiorno, qui è Genio del Tubo e qua vi presento come inizia, com'è la mia tipica giornata da studente universitario. Io mi alzo tutti i giorni alle 5 quando vado all'università e vado a Milano a fare l'università e sono prendo il treno regionale, come potete vedere. Questo è il regionale, vedete che bello. Qua ci sono pure i binari, non si vede, sì. E niente, visto che ci sono e che sarà una giornata molto lunga, ne approfitto per salutare alcuni dei miei fan come Zeb89, Vero, Lele, Gianfri Frizio, Cagnottini. E niente, quando scendiamo dal treno vi spiegherò la seconda parte della mia giornata, il resto della mia giornata. A dopo. Bene, e adesso sono arrivato a Milano, come potete vedere. Vediamo se c'è la scritta dietro, sì, Milano Lambrate. Sono appena sceso dal trenino e adesso devo scendere e lasciare la stazione di Milano Lambrate. E detto ciò, saluto Mattia, detto il Macico, Jessica, Simone, Younes, che sono altri miei fan di YouTube. E detto questo, adesso scendo dalla stazione per andare a prendere un bellissimo tram. Ed eccolo là, il tram. Quello lì giallo. Forza! Dai, dai, dai! Che se no lo perdiamo! E questo è il nostro tram. Bene! Troppo non si può girare. Sono proprio giusto in tempo, si sono già chiuse anche le porte. E adesso, guardate... Che bello! Niente, questo è Milano Lambrate. Questo tram mi porta fino a Città Studi, che è una zona di Milano dove c'è l'università. Ci vediamo là. E ora il tram è partito, la prossima fermata è la mia. Guardate che belli i binari. E quello è un altro tram. Però non sembra, ma sta andando bello veloce. Ancora pochi minuti, poi dopo c'è la mia. Questi vetri qua sono tutti opachi. Gente, questa qua, come potete vedere, adesso vediamo di far cadere fuori il cellulare rilloso. È bellissimo com'è questo mondo. Aspetta. E quello lì è la parte del Politecnico. Adesso devo scendere, scusate, con permesso. No, niente, grazie. Niente, e questa qua è Piola, Città Studi. E fra poco vedrete anche la mia università. Bene, senza riprendere. Questo qua è il Dipartimento di Agraria, la Facoltà di Agraria. E là davanti, vediamo se si può zoomare. E là comunque c'è Veterinaria. Ed ecco qua, questo è il Dipartimento di veterinaria, anche se io faccio benessere animale, che è una branca di veterinaria. E visto che ci sono, questo qua è l'entrata, come potete vedere, un bel portone ampio. Qui c'è la segreteria e tutto quanto, vabbè. Qua si entra e qua c'è questo bellissimo albero con questa aiuola rotonda. E visto che ci sono, qua ci sono delle aule, lì c'è la biblioteca, là, questa qua là è la biblioteca. E visto che ci sono, me ne approfitto per salutare Luigino Piccioncino, Zebi, Naccari, Lili e il Vagabondo. E detto questo, qui c'è la mia aula e adesso ci vediamo più tardi perché ho lezione. A dopo. Ed ecco, qua come potete vedere alle mie spalle, quella era la mia aula dove ho fatto lezione. Qua c'è anche una grande quercia, un grande albero, non so se è una quercia. E niente, adesso piano piano prendo e mi reco alla mensa. E nel frattempo me ne approfitto anche per salutare Beci, Luca, Stein, Simu, Zappo, Giacomino. E detto questo, vabbè, adesso cammino e vado alla mensa, mi incammino.
Ci vediamo una volta arrivati là. E vabbè, questa praticamente era la mensa dove mangio io. Guardate quanto è grande la mensa del Puli. È gigantesca. E qua sì, questa è l'uscita. Vabbè, e adesso a piedi ritorno a veterinaria. A dopo. E adesso sono qua. Ciao Andreone. Ciao, sono in compagnia del mio amico Giacomo. E adesso io vado a prendere la metropolitana Piola. E niente, questo qua era il mio giorno di università. Abbiamo appena finito di fare anatomia degli animali. Che tenerone che sei. E detto questo, adesso vado in metropolitana. Per oggi la giornata universitaria è finita. E niente, lì ci sono i giardini. Guardate che belli. Con dei salici piangenti, se riuscite a vederli. Saluta anche la Marge, Andrea. Salutiamo anche la Marge. Ciao. 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 Ciao, Teletubbies, i due Teletubbies. Ciao, ciao. E visto che ci sono, saluto gli ultimi fan come Bat la Pesca, Pier Pierino, Pascal al Pesto, Zubi, Beppe, Eric. Va bene? E detto questo, vi faccio vedere il giardino e mi reco alla metropolitana. Beh, questo qua che vedete è tutta la struttura del Politecnico, anche se la mia università è statale, però è vicina al Politecnico. E questi sono i giardini del Poli, che poi dopo sono accessibili a tutti. Guardate quanto è bella Milano. Bellissima, un cielo limpidissimo. È stata anche una bella giornata, anche meteorologicamente mite. Ecco questo qua con i pannelli solari e architettura. Questo qua, come ho indicato prima. E come potete vedere, quello che sta per arrivare è il treno della metro. Guardate com'è bella la metropolitana di Milano. Questa è la M2, quella verde. E con questo treno adesso io andrei in stazione centrale a prendere il trenino che mi porta a casa. Questa è la piazza dalla quale sono appena uscito. Quello è un edificio vicino alla mela che ricorda un po' il Galaxy S3 come forme. Guardate che bello. Lì ci sono le generali assicurazioni con il leone di San Marco, qualcosa del genere, se non mi ricordo bene. E questa è la stazione. Guardate che bella. E adesso vi farò vedere anche com'è dentro. Questo è l'interno della stazione, ragazzi. Guardate che soffitti alti. E questo è nulla. Se saliamo le scale, senza riprendere persone, guardate che roba. E questo è il salone principale. Di là si accede ai treni. E questa è la galleria principale. Di là c'è pure, di lì c'è pure il Rosso Pomodoro, che è un ristorante napoletano. E niente, ci vediamo dopo quando sarò salito sul treno. Bene, ho appena lasciato la stazione di Milano, come potete vedere. E vabbè, questo è la partenza del treno. Eccomi qua, all'interno del Frecciarossa, con il quale adesso vado a casa. Guardate che roba fuori. E finalmente la giornata universitaria è finita. Adesso siamo già sull'alta velocità, stiamo andando sì, no, a 250 e anche a 260 km/h. Adesso sta andando molto veloce. Whee! Vabbè, che dire, finita la giornata universitaria ed è finito anche il video. Ciao ragazzi, alla prossima!